Beni per un valore stimato di 100 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ad un imprenditore campano del settore del calcestruzzo affiliato al clan dei Casalesi. Il sequestro è stato disposto dal Tribunale di Santa Maria a Capovetere e riguarda decine di immobili, automezzi, società e rapporti finanziari. All'operazione hanno partecipato i carabinieri di Caserta e la Polizia Stradale della Campania e del Molise. I sequestri della DIA sono stati eseguiti nei riguardi dell'imprenditore Alfonso Letizia, 67 anni, originario di Casal di Principe, attivo nel settore della produzione e della vendita di calcestruzzo. Secondo le indagini della DIA, Letizia era il punto di riferimento delle fazioni Bidognetti e Iovine del clan dei Casalesi, in quanto metteva a disposizione della famiglia camorristica i propri impianti di produzione del calcestruzzo e le proprie strutture societarie. In cambio, il clan gli garantiva condizioni di oligopolio sul mercato casertano, imponendo ai cantieri le forniture di calcestruzzo.